Siamo a posto e cominciamo la seduta. Grazie. Allora, cominciamo con l'appello, quindi la parola al direttore. Lozzi, all'avviso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, bene, dire che ci siamo come numero legale, credo, no? Va bene, ci siamo come numero legale, quindi cominciamo la seduta e procediamo con la nomina degli scrutatori. Per oggi sono Giannone, Principato e Cerquoni. Ok, attendiamo. Va bene, quindi cominciamo con... Sì, un attimo il tempo di leggerle e poi magari la... Sì, il tempo di leggerla, magari l'incipit, poi... Ok, grazie.
Va bene, allora prima di cominciare con l'esame del primo degli atti presenti in ordine del giorno, volevo riportare quantomeno l'oggetto della mozione urgente, che è una ex articolo 58 che ha presentato la consigliera Cerquoni, che abbiamo, il consigliere Carlone, mi perdoni consigliere, e che comunque abbiamo recepito per quanto riguarda la presenza, insomma, dei requisiti e quindi non di elementi ostativi, anche per un discorso di urgenza temporale che ha un po' dettato, no, consigliera, la presentazione come ex articolo 58. Io vi leggo solo l'oggetto per ora, per farvi capire cosa tratta, poi questo ovviamente in quanto atto recepito andrà in coda all'ordine del giorno che abbiamo oggi in seduta. Allora, oggetto bando di gara europea a procedura aperta ai sensi dell'articolo 59 e 60 del decreto legislativo numero 50/2016 volta alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici per l'affidamento dei servizi di accoglienza e dei servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per importo totale di 103.145.305 euro, IVA inclusa, per l'accoglienza di 8.074 posti. Quindi attinente a questo bando di gara europea, quindi questo è recepito, lo mettiamo quindi in coda in ordine del giorno e procediamo con l'esame del primo atto, che riguarda la proposta di deliberazione avente ad oggetto revoca deliberazione del Consiglio del Municipio Settimo numero 17 del 19/12/2013, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 del decreto legislativo 267/2000 a seguito della sentenza numero 19.756 del 2012 del Tribunale di Roma Sezione Civile Quarta bis numero 7547 2015 a favore del signor Siano Marcello, importo complessivo euro 13.102,83. Quindi andiamo con la presentazione dell'atto, presenta ed espone quindi il consigliere Pompei. Prego, consigliere. Grazie Presidente. No, il discorso è un fatto esclusivamente tecnico. L'allocazione, il riconoscimento della legittimità è un atto dovuto praticamente, perché c'è stata una sentenza, o meglio un pignoramento presso terzi, presso il nostro tesoriere, e una determinazione dell'importo da assegnare, e viene allegata anche l'ordinanza d'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, quindi poco possiamo fare. D'altra parte la pratica è già passata al parere dell'OREF, che ha fatto poi delle raccomandazioni, quindi a noi non resta altro che approvare quanto viene proposto, il riconoscimento del debito fuori bilancio. Diversamente non possiamo fare, tant'è che in commissione non abbiamo espresso nessun voto. Va bene, questo è il tutto della presentazione. Se abbiamo interventi in merito, apriamo gli interventi. Si prenota qualcuno per dettagliare, specificare? Non si prenota nessuno, quindi andiamo direttamente in dichiarazione di voto sull'atto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Guido, prego. Grazie Presidente. Per quanto già riferito dal Presidente di Commissione Bilancio Pompei, il Movimento 5 Stelle, lui già l'ha esplicato per bene, si esprimerà a favore. Grazie. Grazie consigliere Guido. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, non so se prima del voto vogliamo aspettare la registrazione della presenza della consigliera. Già fatto. Quindi votiamo l'atto. Favorevoli?
Contrari? Nessun contrario, astenuti? Ok, quindi dal risultato 10 favorevoli e 4 astenuti. Approvato. Sì, li abbiamo eletti, gli scrutatori. Con la copia della mozione la facciamo dopo, non ora. Sì, stiamo provvedendo. Votiamo quindi l'immediata eseguibilità dell'atto. Quindi andiamo a votazione favorevoli per la eseguibilità immediata. Contrari? Astenuti? Ok. Non è concessa l'immediata eseguibilità. Va bene, andiamo al secondo punto, che riguarda l'esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 del TUA, il decreto legislativo 267 del 2000, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione 12esima civile, numero 20.089 del 2013, a favore della signora Improta Ilaria, integrazione fondi a seguito di pignoramento per importo euro 2.277,85. Anche qui procediamo con la presentazione del contenuto dell'atto, è sempre il consigliere Pompei, prego. Sì, anche in questo caso si tratta di una signora che ha avuto dei danni cadendo in una buca in via Nocera Umbra, c'è una sentenza del Tribunale, praticamente c'è stato un ritardo nel pagamento, è stato fatto poi un procedimento di pignoramento presso terzi, anche in questo caso l'importo del pignoramento è stato ben precisato negli atti, c'è un parere dell'OREF anche in questo caso con delle raccomandazioni agli uffici, per cui anche in questo caso in commissione non abbiamo potuto esprimere nessun parere perché è un atto dovuto. Nel caso precedente tra l'altro l'importo era già stato acquisito, era già stato pagato, in questo caso c'è da pagare questa integrazione, ma non è possibile, non si ravvisano così, data la tecnicità della materia, motivi per non accogliere la richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio. Tutto qui, penso ho finito, grazie. Grazie consigliere. Allora andiamo in fase di discussione, se ci sono interventi. Non ce ne sono, dichiarazione di voto, chi ne vuole fare? Consigliere Guido, prego. Grazie Presidente, stessa dichiarazione di cui prima, vista anche la similarità dell'atto, grazie. Altre dichiarazioni di voto in merito? Non ce ne sono, andiamo in votazione per l'espressione favorevole, chi si esprime? Ok, contrari? Nessun contrario. Astenuti? Stesse proporzioni, quindi viene approvato. Certo. Votiamo per l'immediata eseguibilità anche su questo, voti favorevoli. Contrari? Astenuti? Ok, anche in questo caso per un discorso di numeri non viene concessa.
Allora, procediamo al terzo punto, terzo esame, che riguarda la proposta di deliberazione avente ad oggetto espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare presentata da Rocco Federico ed altri, smantellamento definitivo dei campi nomadi e regolamentazione della presenza delle popolazioni Rom, Sinti e Carminati nel territorio della città di Roma, protocollo 19.697 del 2005. Allora, cominciamo con una... subito prima della discussione. Va bene, quindi anticipiamo quello che era lo storico dell'atto nella commissione quarta, la commissione permanente del 14 dicembre 2016 scorso come seduta, e in commissione è stato espresso parere contrario, e visti e richiamati il decreto legislativo 18 agosto del 2000, 2672, il statuto di Roma Capitale, il regolamento sul decentramento amministrativo e il regolamento del municipio di Roma VII, questo diciamo come incipit rispetto alla discussione e poi al voto di quest'atto. Quindi intanto andiamo con la presentazione dell'atto per l'esame poi dello stesso. Quindi chi vuole presentare quest'atto? Il consigliere principato, prego consigliere. Presidente, colleghi consiglieri, come accennava il Presidente del Consiglio, la proposta di deliberazione che di iniziativa popolare arriva nella seduta di oggi, corredata dal parere contrario della Commissione Politiche Sociali, Pari Opportunità ed Emergenza Abitativa del nostro municipio, e col parere contrario del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Direzione Accoglienza e Inclusione, Unità Organizzativa, Gestione dell'Emergenza e Inclusione Sociale, Ufficio Rom, Sinti e Camminanti, con la seguente nota allegata. Si conferma parere contrario in quanto i contenuti della proposta risultano non conformi alla strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti in attuazione della direttiva 2043 della Comunità Europea. Nella proposta in esame si evidenziano delle inesattezze e contraddizioni piuttosto sostanziali. La prima è che nelle premesse, senza citare alcuna fonte, si parla di circa 15.000 unità nella città di Roma, una sovrastima quantomeno esagerata, considerando che in realtà siamo intorno alle 7.000 presenze in città e circa 14.000 in tutta la regione, quindi lo 0,24 della popolazione. Ma qualora volessimo prendere per buoni questi numeri, saremmo sempre intorno allo 0,5%. Quindi una percentuale tra le più basse in Europa. Nel corpo dell'atto si richiede la creazione di aree di sosta temporanee ubicate in zone lontane dai centri abitati. E questo è per ritornare quindi a quel sistema fallimentare, oneroso e con scarso rispetto dei diritti della ghettizzazione nell'estrema periferia, anziché prevedere un sistema di inclusione sociale e quindi di reinserimento nella società. Il periodo di permanenza consentito, si legge nella proposta, è quello massimo di 6 mesi, con l'obbligo, nel caso di nuclei con minori a carico, di adesione al programma di scolarizzazione. Anche qui si affronta il tema con una fastidiosa, direi, leggerezza rispetto agli effetti che questo comporterebbe sui bambini, ad esempio. Decido di non dilungarmi ulteriormente e vorrei, se me lo consentite, concludere con una citazione che riprende un po' dalla nostra Costituzione, che per fortuna negli ultimi tempi siamo riusciti a difendere. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Grazie Presidente.
Grazie consigliere, apriamo la discussione in merito, quindi se ci sono interventi chi si prenota? Consigliera Cerconi, prego consigliere. Mi pare evidente, buongiorno a tutti. Per capire un attimino l'excursus e poi verrò per le... scusi presidente. Ok, perfetto. E poi verrò invece alle precisazioni in virtù di quello che è stato detto da chi mi ha preceduto. Allora, l'iter di questa delibera di iniziativa popolare. Perché Fratelli d'Italia ha deciso di proporre una delibera di iniziativa popolare? Dobbiamo sottolineare il fatto che sono state raccolte più di 8.000 firme a sostegno di quello che è scritto nell'atto. Quindi anche il voler denigrare ciò che è stato scritto significa denigrare ciò che più di 8.000 persone stanno pensando ed hanno appoggiato. Non è un'iniziativa di Fratelli d'Italia, è un'iniziativa della popolazione romana che si è stancata di vedere giorno dopo giorno anche i propri diritti lesi. E questo lo dico per ricordare a tutti che il problema, per esempio, della barbuta è un problema concreto. È un problema che coinvolge proprio tutte quelle aree più periferiche che forse ci siamo dimenticati. I roghi tossici ne sono un esempio. Quante volte, quante persone sono venute a lamentarsi, hanno chiamato ognuno di voi per sentirsi, poi per rappresentare il problema dei roghi tossici, per rappresentare il problema della situazione del campo della barbuta. La delibera di iniziativa popolare è stata depositata il 13 luglio 2015 e presentata in Campidoglio e serve proprio per regolamentare quella presenza delle popolazioni rom, sinti e camminanti. Dobbiamo dircelo che Marino e il PD in tutto questo tempo non hanno preso coscienza di quello che era l'importanza di questo atto, anche proponendolo per aprire una discussione seria, per porre al centro dell'attenzione questo problema. E ovviamente non è mai stato fatto partire l'iter per l'acquisizione poi dei pareri da parte dei municipi che sono essenziali per poi ovviamente per far sì che la delibera arrivi in aula Giulio Cesare. Ovviamente a seguire abbiamo riscontrato il silenzio del commissario Tronca e i tanti silenzi che poi hanno comportato il protrarsi di una situazione così delicata e così indecorosa. Io voglio, non sono state citate prima di me le stime che emergono dalle numerose associazioni che lavorano all'interno dei campi Rom. Il costo per il Comune di Roma a me risulta, ma su questo se avete altri dati me lo direte, ma non credo perché insomma sono dati su fonti attendibili, 86 milioni di euro a bilancio consuntivo, e questo riguarda la gestione che ovviamente risorse stanziate sia dal Ministero degli Interni che dal Comune stesso, riguarda la gestione per la vigilanza, gli investimenti infrastrutturali, la raccolta rifiuti e la bonifica delle aree. Tutte cose che se oggi abbiamo l'intenzione di verificare non sono state fatte. Io ricordo lo scorso anno con la Commissione Politiche Sociali abbiamo effettivamente fatto un sopralluogo al campo Rom della Barbuta e le situazioni, se poi vogliamo parlare di diritti, le situazioni in cui vivono i bambini sono vergognose. Rivendico sull'atto l'importanza invece che ha dato Fratelli d'Italia all'istruzione scolastica e alla scolarizzazione stessa, perché oggi non abbiamo, e potete benissimo verificarlo andando una mattina all'interno del campo Rom della Barbuta, abbiamo il 99% di assenteismo o di mancata scolarizzazione da parte dei bambini. Bambini che non vengono mandati a scuola, che vengono mandati a chiedere l'elemosina. Fratelli d'Italia lo reputa una vergogna contraria, questa sì, a qualsiasi diritto dei bambini. Allora, la scolarizzazione, e prima veniva citata, è vero, è fondamentale. Non possiamo pensare di crescere delle persone senza mandarle a scuola,
senza far sì che abbiano un percorso, quello di integrazione, e si inizia da bambini, si inizia mandandoli a scuola, obbligandoli ad andare a scuola, così come succede a tutti i cittadini italiani. Poi a riguardo delle contraddizioni non voglio entrare nel merito del 05, 06, 08, non è quello il discorso è un altro, il discorso è capire in che direzione vogliamo andare, perché se le altre amministrazioni hanno fallito, sul punto sta fallendo anche purtroppo per voi, il Movimento 5 Stelle, che ad oggi, dati alla mano, il problema non l'ha ancora toccato e non l'ha ancora portato nell'aula Giulio Cesare. Allora, se vogliamo aprire una discussione seria, facciamolo, ma dati alla mano, ad oggi, una proposta, un atto depositato, l'unico atto depositato a riguardo è quello di Fratelli d'Italia, che propone sì una chiusura ed un superamento. Poi, non in linea con ciò che dice l'Europa, al di là del fatto, e questo apro parentesi, che spesso ciò che ci dice l'Europa è contrario a quello che conviene al nostro paese italiano, perché lo sappiamo bene quello che sta succedendo e quello che è successo in passato con le direttive, europee. E soprattutto vorrei far presente che non trovo le affermazioni, soprattutto le letture che sono state portate avanti, calzanti su questo tema, visto che qualcuno dovrebbe sapere che moltissime delle persone che sono all'interno dei campi sono apolidi, moltissime delle persone e molti bambini, alcuni non sono neanche riconosciuti. Ma noi ci rendiamo conto della situazione che vige all'interno dei campi Rom? Perché forse parliamo senza averla mai vista. Allora, io quello che mi viene e ci viene come Fratelli d'Italia proposto come critica, signori, per noi è un vanto. Proporre una seria scolarizzazione è giusto. Decidere di chiudere i campi Rom è giusto e va fatto, perché il rispetto deve essere di chi ci abita, ma dei cittadini, quelli che tanto il Movimento 5 Stelle ascolta, che pagano le tasse, che tutti i giorni trovano una situazione indecorosa, e perché quei posti sono dei posti insalubri in cui non si può vivere, e questo concordo, perché i diritti degli esseri umani non abbiamo una visione diversa, abbiamo tutti la stessa visione, ma è diverso il modo in cui dobbiamo risolvere la situazione. Allora, io ricordo che durante l'epoca Marino il Movimento 5 Stelle aveva proposto di inserire nelle graduatorie i residenti nei campi Rom di Roma. Fratelli d'Italia non lo ritiene possibile, perché, o meglio, ritiene possibile facendo l'iter che fanno tutti gli altri cittadini, né più né meno, perché le liste di attesa per i cittadini romani e per i cittadini italiani sono di 5, 6, 10 anni. In virtù di cosa noi vorremmo, no, purtroppo è così, e noi in virtù di cosa dovremmo assegnare maggior punteggio a chi vive oggi in un campo Rom e non assegnarlo, perché oggi succede, a chi vive all'interno di una macchina o chi vive sotto i ponti, perché questa è la situazione dei cittadini italiani. Allora, io non vorrei che per questo buonismo che per tanti anni ha contraddistinto la città di Roma e che ci ha portato a questo livello, io non vorrei che per questo buonismo poi si finisse per quello che sta succedendo, una discriminazione al contrario, una discriminazione di quei cittadini italiani che, perché italiani, non possono usufruire dei diritti e non possono usufruire dei servizi che vengono però garantiti a qualcun altro. Questo poi ne parleremo, perché, Presidente, abbiamo depositato anche una mozione urgente ex articolo 58 e le voglio fare solo questo riferimento come parallelismo, se la può leggere, perché questo è quello che sta succedendo anche in quel caso con questi bandi della prefettura. Allora, Fratelli d'Italia nel 2015, dopo una raccolta importante
e un sostegno fondamentale da parte dei cittadini, ha deciso di proporre una delibera che preveda l'effettiva chiusura dei campi rom, perché tutti finora hanno parlato di chiusura, di superamento, chiamatelo come volete, ma nessuno ha dato la ricetta per farlo. Allora, Fratelli d'Italia, con questo atto decide di dare una soluzione, decide di proporre una soluzione, ma soprattutto di aprire un confronto che non c'è stato, perché nessuno fino ad oggi ha portato nelle commissioni consigliari capitoline o direttamente in aula a Giulio Cesare questo problema. E allora, se vogliamo chiudere gli occhi e pensare che la situazione debba andare avanti così, va bene. Se, come al solito, qualcuno mi dirà che il Comune se ne sta facendo carico, che adesso vedremo, e che la soluzione, come al solito, verrà calata dall'alto, quindi o dalle giunte o dall'idea di qualcuno che addirittura non è neanche in giunta ma è esterno e fa il consigliere, e non il consigliere comunale, ma consiglia il sindaco su come muoversi, beh, Fratelli d'Italia non ci sta. E chiede un'attenta, attentissima presa di coscienza della situazione, soprattutto per quanto riguarda, appunto, noi abbiamo il campo rom della Barbuta, ma non solo, noi abbiamo tantissimi insediamenti, e in virtù di questo si chiede sì la creazione di aree di sosta per un massimo di 6 mesi, prolungabili qualora ci siano effettivamente dei bambini e che questi bambini frequentino le scuole obbligatoriamente, non si può pensare di non mandarli a scuola, e di far pagare a chi staziona in queste aree di sosta i servizi erogati, che è una cosa così semplice e così normale che ci stupiamo che questo non venga fatto all'interno dei campi rom. Ma l'abbiamo chiesto, e l'abbiamo chiesto ai cittadini romani, lo volete? E hanno risposto con più di 8.000 firme e ci hanno detto sì, è giusto che chi vive all'interno di un campo rom si paghi i propri servizi, perché devo farlo io a casa mia? Questo perché devo farlo io a casa mia e non farlo chi vive a spese del comune. Comune che poi sappiamo benissimo, questo non voglio fare del becero populismo, perché sarebbe facile dire poi non abbiamo i soldi sulla scuola, non abbiamo i soldi per i disabili, non abbiamo i soldi per i contributi economici. Qua è una questione, avete ragione, di uguaglianza. Allora, come il cittadino romano è costretto a pagare i servizi che vengono erogati, così chi stazionerà nelle aree di sosta sarà obbligato a pagare i servizi erogati. Detto questo, e concludo perché penso di aver preso tutto il tempo a mia disposizione, Fratelli d'Italia rivendica questo atto perché è un atto di buonsenso, e questo sia a sostegno della popolazione romana e dei cittadini romani, e lo fa sperando nel supporto ovviamente della maggioranza, nel supporto delle opposizioni, perché è ora di rendersi conto che la situazione deve andare in un altro verso, e che soprattutto non è più pensabile di far pagare ai cittadini romani lo stallo della politica, che nel frattempo, nell'iter in cui prende le decisioni, lascia i cittadini di questa città in una vergognosa situazione. Grazie. Ci sono interventi? Candigliota? Onorevole Candigliota? Sì, onorevole. Grazie. Ti ho fatto onorevole. Grazie, l'onorevole, grazie. Volevo fare alcune precisazioni. Premesso, non riesco a capire alcune affermazioni, perché, allora, alcune situazioni le votiamo favorevoli, altre bocciamo. Non capisco, su alcuni punti, forse alcuni campi sono più importanti di altri, questo non lo riesco a capire, va bene, parliamo di commissione. Comunque, detto ciò, volevo chiarire alcuni punti, che non è che noi non prendiamo in considerazione questa proposta, noi prendiamo in considerazione le proposte dei cittadini e ci mancherebbe, ma noi dobbiamo essere anche realisti e dire, ma noi... Premesso che quando si dice che non stiamo facendo niente
non è verità, in quanto già si è iniziato un percorso e credo che questa consigliatura tra maggioranza e opposizione dovrebbe conoscere i fatti. Ma detto questo, già siamo ci siamo adoperati per questa causa e ci siamo, abbiamo intrapreso già questo percorso. Forse lo tratteremo poi dopo, nel prossimo ordine del giorno. Ma la cosa fondamentale è capire che se arrivano determinate proposte e queste non sono avvallate al Dipartimento per un discorso di un parere che non è favorevole ma contrario, io non posso pensare di fare un qualcosa che vada contro un certo iter. Noi abbiamo delle linee politiche, dobbiamo rispettarle queste linee politiche, ok? Queste linee programmatiche noi abbiamo votato inizialmente, l'abbiamo fatto sapendo che comunque andavamo incontro a un certo tipo di percorso e tra questo c'era anche il discorso del superamento dei campi rom. Quindi voglio dire, non credo sia giusto vorrei invitare spesso e volentieri, magari che non si fa, ad avere un po' di onestà intellettuale, cioè nel senso che comunque spesso e volentieri si dimenticano o forse magari è poi più importante cercare di fare comizi elettorali. Grazie. Altri interventi? Consigliera Lazzazzera. Grazie Presidente. Niente, volevo precisare che noi ci siamo occupati e ci stiamo occupando di questo problema. La nostra Presidente è venuta proprio in questa sala, in questa sala a parlarci di questo problema. C'è stato un meeting a Ciampino dove erano invitati tutti e si parlava sempre di questo problema. E poi volevo dire, si propone le aree di sosta temporanee. Secondo me sono una ripetizione dei campi che ci sono attualmente. C'è una normativa europea che non è mai stata presa in considerazione né prima né dalla consigliatura precedente, insomma dai partiti precedenti. C'è questa normativa e noi vorremmo applicare questa normativa che include tutto ciò che le persone dovrebbero avere, quindi casa, lavoro, scuola l'inclusione dei doveri oltre che i diritti. Quindi questa normativa spiega benissimo quello che noi che si vuole fare con dopo questo smantellamento di campi. Quindi tutto ciò che è stato detto per noi è importantissimo ed è previsto in questa normativa. Quindi ringrazio. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Buongiorno Presidente, colleghi consiglieri. Allora, per aggiungere alcuni passaggi, visto che in questo Consiglio c'è questa appunto di proposta di delibera di iniziativa popolare e c'è anche una mozione a firma del PD. C'è anche la mozione vostra firma del PD. E quindi, proprio perché si parlava dello stesso argomento, quindi è giusto trattarle nello stesso Consiglio. E volevo aggiungere che durante la Commissione, diciamo che è stata fatta una valutazione appunto su tutte e due sulla risoluzione e sulla delibera, quindi e c'è stato appunto un posizionamento diverso da parte vostra del 5 Stelle per quanto riguarda la risoluzione del PD dove vi siete astenuti e quella appunto a firma
diciamo, di iniziativa popolare di Fratelli d'Italia che l'avete bocciata. Ma al di là di quello, che ovviamente immagino per voi non cambi nulla nel senso finale, perché avete appunto, come ha detto in commissione, portato avete diciamo, supportato quello che poi dall'amministrazione centrale deriva come l'inclusione, appunto smantellamento, eccetera. Quindi avete un programma con il sindaco già chiaro per quanto vi riguarda e quindi ovviamente ritenete superate ambedue. Però quello che io volevo mettere in evidenza è che non ci sono, cioè si bocciano delle cose secondo me anche non propriamente così sbagliate. Volevo in questa fase trovare delle somiglianze, nel senso dei collegamenti, perché è vero che alla fine voi ritenete superate le due iniziative, quindi no, i due atti, perché avete iniziato un percorso, eccetera, eccetera. Però a noi, che ovviamente siamo da quest'altra parte, farebbe anche piacere capire se nell'ambito generale ci sono appunto dei punti di concomitanza, diciamo di convergenza, perché io non posso pensare che quando noi appunto facciamo la presentazione, a parte questa, come penso sia stato detto, è un'iniziativa popolare, quindi è un po' differente da una risoluzione, cioè una proposta di delibera su iniziativa popolare, voi che siete appunto maestri da questo punto di vista, diciamo cittadino, quando si prendono le firme della gente, insomma, è un'altra cosa. E noi ne abbiamo prese circa 10.000 di firme, non è che è stata fatta con un numero esiguo. Ma quando uno poi parla che nei suddetti campi sempre più spesso si compiono attività illegali e contrarie alla legge, quali roghi tossici, siamo d'accordo, sì, perché io poi dopo a me piacerebbe avere in mente alcuni passaggi, poi ognuno fa il suo percorso, ci mancherebbe altro, ma io penso che alcune cose dovranno essere chiare per tutti, cioè dovremmo essere d'accordo tutti su alcuni problemi, no? Quindi i roghi tossici non penso che siamo in disaccordo, il fatto che ci siano. Accatastamento di materiali e rifiuti vari provenienti da attività di rovistaggio nei cassonetti, non penso che stiamo dicendo una bugia. Sfruttamento di minori per attività di furto e accattonaggio, traffico di sostanze stupefacenti, conservazione di rete furtiva, non mi sembra che sia una cosa totalmente sbagliata da quelli che sono i dati che a noi arrivano. Che tali attività nel corso degli anni sono state ampiamente riscontrate e documentate dalle forze di polizia, non penso che non siamo d'accordo su questo. Che in tali insediamenti rappresentano in molti casi sono frutto di un'occupazione abusiva di aree pubbliche o private, che risulta ormai impossibile sia per Roma Capitale che per le forze di polizia tenere sotto controllo il fenomeno dei campi abusivi e in alcuni casi anche quelli regolari. Non penso che stiamo dicendo una cosa talmente fuori dal mondo, anche perché, come appunto ha ricordato la collega prima, la Presidente è venuta e ha detto in un paio di occasioni che si sta attivando, soprattutto per quanto ci riguarda, sulla Barbuda, quindi per lo scioglimento del campo e nel frattempo per una sicurezza, per evitare che ci siano altri roghi, eccetera, eccetera. Quindi siamo in linea su quello che è il problema, no? Il fallimento del programma della scolarizzazione da parte dei Rom, sinti e camminanti, mettiamo tutte e tre le categorie, voglio dire che è al di sotto del 30%, questo è un dato di fatto, perché tutto quello che si è cercato di fare e diciamo anche le energie economiche sono state messe per favorire, no, per quanto riguarda loro la scolarizzazione dei bambini, eccetera, e anche lì è stato un fallimento. Che l'amministrazione capitolina rispetta il principio di accoglienza e assistenza purché questa avvenga nel rigoroso rispetto delle leggi, del decoro della città e della popolazione residente. Non penso che stiamo dicendo una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli. Io non ce l'ho, però se voi che ce l'avete potete farlo.
Quindi dico, non mi sembra che queste premesse, che poi più che premesse sono dati, sono certezze, non mi sembra che siamo in disaccordo. Allora potrei continuare, che si ritiene necessario che da parte dell'amministrazione capitolina dare la giusta attenzione a richieste più volte pervenute dai singoli cittadini e dai vari comitati e associazioni di quartiere che richiedono la chiusura dei campi e di provvedere alla regolamentazione della permanenza delle popolazioni rom, sinti e camminanti nel nostro territorio. Questo è poi lo scopo finale di tutti. Io non penso che abbiamo un risultato diverso da questo. Potrei continuare a leggerla, ma non lo faccio perché non cado in questa banalità, nel senso che è stata trattata già in commissione. Però era per dire che non è che siamo diversi, ok? E quindi non noto una differenza fra diciamo anche le tre, no? Le tre posizioni. Probabilmente poi qualcosa di differente c'è nel risultato finale, cioè nel metodo, probabilmente, dove voi non condividete probabilmente il fatto dei campi sosta da fare temporanei per permettere ovviamente che questo fenomeno poi vada a regime col tempo, perché come sono stati chiesti un paio d'anni insomma affinché questa situazione possa andare a regime, io penso che il paio d'anni servano a tutti, chiunque fosse, cioè chiunque sia, ha bisogno di un tempo per portare a regolamentare questa situazione. E quindi anche qui con i campi sosta serve come soluzione tampone per cercare insomma di capire chi è italiano, chi ha richiesta, chi vive, chi è come una nazionalità e che ha problemi diciamo di economici e quindi di povertà, di fare domanda come lo fanno tutti gli italiani per le case popolari, le graduatorie eccetera eccetera, e chi invece non ha autorità, non è appunto italiano oppure di passaggio, perché come diceva la nostra presidente Giorgia Meloni, se sei nomade devi nomadare, insomma non è che puoi essere o sei stanziale o sei nomade, insomma non è che puoi fare tutte e due. E quindi questo io avrei piacere che dall'altra parte, perché non sono un po' geloso del fatto che la risoluzione del PD vi siete astenuti, questa cosa mi fa gelosia, ma si può dire Presidente in Consiglio? Sì, no, perché qualcuno, grazie, perché qualcuno ovviamente ogni tanto dice no, che ci sarà un trattamento uno all'altro, io sfrutto l'occasione per dire che ci sono rimasto un po' così così, insomma, no, visto che poi le premesse... Esatto, mi hai tolto proprio dalla bocca, brava. Probabilmente loro era scritta meglio, quindi adesso io interpello Rocca e chi l'ha firmata dicendo scrivetele meglio le cose la prossima volta, perché se no non vengono prese in considerazione, mentre il PD ha una penna, una scrittura che fa la differenza. Questo era per cercare in questa aula, in questa occasione, per mettere insomma in evidenza che in fin dei conti i percorsi, io penso, sono simili fino a un certo punto. Poi certo, se chi per voi dice che bisogna trovargli il lavoro, casa e comunque e tutto quello che concerne, facendo una disparità con gli italiani poveri, insomma voglio dire, poi dopo è un problema che entriamo nel politico e ognuno poi se ne assume le proprie responsabilità, ma io penso che per l'80% il percorso sia lo stesso, le motivazioni siano le stesse, e quindi avrei piacere che questo fosse da voi messo in evidenza. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Tutto con la risoluzione. Allora. Nessuno vuole intervenire? Ah, non l'avevo visto, mi scusi. Consigliere Toti? È un tema molto importante questo rispetto alla normativa e al superamento dei campi nomadi. È un tema di grosso dibattito anche a livello diciamo cittadino e a livello municipale. Non a caso io non ho un gruppo politico a livello comunale, sì, non c'ho
c'ho solo il mio gruppo a livello municipale, perciò non c'ho persone che presentano a livello comunale proposte del mio gruppo politico. E, però voglio dire, comunque dal municipio facciamo sentire la nostra voce. Senz'altro il rispetto a quella che è la normativa europea di integrazione e sostegno, istruzione, assistenza sanitaria, alloggio. Però ecco, l'abbiamo ribadito più volte, senza privilegi. Non ci devono essere privilegi, ma non perché noi diciamo che devono stare al centro gli italiani. Non deve stare al centro nessuno, non ci devono essere privilegi. Cioè, io ricordo quando c'era Veltroni che praticamente c'erano due graduatorie a livello di assegnazione della casa. C'è una graduatoria normale con persone che aspettavano 10 anni la casa e poi c'è la graduatoria di Action, perché occupavano le case. È chiaro che c'era una graduatoria privilegiata rispetto al 27% rispetto a questo. Adesso magari qualcuno può fare altre graduatorie per i nomadi. Non ci devono essere, non è che c'è il discorso degli italiani, c'è un discorso di tutti uguali di fronte alle normative. Il discorso della integrazione, del sostegno, senz'altro, l'istruzione per tutti, anche se c'è un fallimento, un grosso fallimento negli anni c'è stato rispetto all'integrazione scolastica. Sono pochissimi i nomadi che forzano i propri figli per mandarli a scuola, li forzano per mandarli a cattonare per le strade, e questo è un fatto veramente disdicevole rispetto al discorso dell'integrazione, perché non deve essere soltanto lo Stato che deve indirizzare i nomadi verso l'integrazione, ma devono essere soprattutto loro a essere protagonisti di questo sforzo di integrazione. E purtroppo questo è stato carente negli anni. Il discorso dell'alloggio, come ho detto, ma senz'altro, il discorso dell'alloggio è che tutti i cittadini partecipano, tutti quanti allo stesso modo, con gli stessi diritti e con gli stessi doveri. Se hanno praticamente quella situazione di sofferenza come hanno altri cittadini italiani o extracomunitari che partecipano ai bandi, hanno il diritto della casa. Se no, non ci può essere nessun discorso privilegiato per questo o privilegiato per quest'altro. Ecco quello che noi vogliamo stigmatizzare stamattina, quando pensiamo e dobbiamo riflettere sul superamento dei campi nomadi. È chiaro che il superamento dei campi nomadi va fatto. Io ricordo in nono municipio le battaglie che facemmo anche con l'amico Carlone sul discorso del campo nomadi ad Arco del Travertino, un campo nomadi che si trovava in una zona fortemente deteriorata e a forte rischio rispetto all'ordine pubblico, come quella dell'Arco del Travertino. Senz'altro della nona, dell'ex nona, è il punto più dolente rispetto all'ordine pubblico. E oggi il discorso, l'abbiamo visto in commissione, si è notevolmente appesantito. C'è un giardino, c'è un'area di verde che soffre dell'abbandono, c'è una struttura, anche questa, che si sta deteriorando, e voglio dire, i cittadini con forza richiedono una sistemazione dell'area dell'Arco del Travertino, che è appesantita dalla presenza dei campi del campo nomade, dove ci sono state attività illegali. Erano state trovate anche delle mitragliette che erano state sepolte sotto il campo nomadi. Voglio dire, rispetto all'attività illegale, sono chiaramente purtroppo in una situazione molto difficile. Questo non significa che noi non dobbiamo aiutare le persone in difficoltà, non dobbiamo aiutare persone come i nomadi, dove c'è chiaramente una percentuale delinquenziale, ma c'è anche una percentuale di persone serie e di persone brave.
Però ecco, quello che io voglio stigmatizzare è che deve essere un discorso di diritti e di doveri uguali per tutti. Cioè ci deve essere un rapporto con i problemi che deve vedere al centro un discorso di uguaglianza, perché se no si creano situazioni di sofferenza nei confronti di altri che non accedono a certi diritti e vedono persone che, voglio dire, per un motivo o per un altro, magari nella graduatoria delle case, davanti a loro, e si crea una rabbia sociale che deve essere assolutamente superata e bloccata. Grazie consigliere Toti, ci sono altri interventi? Consigliere Gonnella. Grazie Presidente, in realtà è solo per, insomma, diciamo, ricordare che non siamo prossimi in questo Consiglio a proporre atti che esplicitino delle corsie preferenziali sul servizio e sulle abitazioni, quindi insomma in questo tranquillizziamoci tutti. E voglio ricordare che l'approccio iniziale di campagna elettorale del Movimento 5 Stelle rispetto ai campi Rom, quindi questo un po' a chiudere questi interventi che fanno uno storico peraltro interessante, è che si tratta di superare, come da indicazioni europee, la realtà dei campi Rom, con tutte le conseguenze che la loro vigenza porta nei territori dove sono presenti, e questo per un principio che è quello della considerazione di coloro che risiedono e che sono in questi campi Rom, della loro considerazione di persone alla stregua degli altri cittadini, per quanto riguarda la casa, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda il mantenimento e la sussistenza di loro stessi e dei loro familiari. Quindi insomma, su questo evidentemente è necessario ribadire quello che è stato il discorso all'origine sui campi Rom e su quali saranno poi gli spunti di trattazione. Vanno considerate come alla stregua dei cittadini e delle persone tout court, quindi non sono previste delle situazioni straordinarie. Questo è un principio che sembra banale, se vogliamo, ma in realtà è il principio cardine, che poi va evidentemente a toccare tutti gli aspetti della gestione di questo problema. Così è stato esplicitato all'inizio di questa consigliatura, all'inizio quindi in fase di campagna elettorale, e questo sarà il motivo di condotta. Quindi insomma non buttiamoci ad anticipare scenari allarmanti e, se vogliamo, anche ragionevolmente allarmanti, perché non sono in essere in sostanza. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. In realtà l'atto, in genere il relatore, no, il primo firmatario, l'atto, la delibera, non so se viene considerata. Presidente, l'ho presentata io come Presidente di Commissione, sono stato io il primo relatore. Allora, io sinceramente su questo ho dei dubbi, quindi mi confronto. Perché è vero, lo ricordo, da regolamento l'abbiamo appurato varie volte, no? Il primo relatore ha diritto a 10 minuti alla fine di tutti gli interventi. Scusate, ma teoricamente dovrebbe essere Fratelli d'Italia in qualità di proponente? Scusi, sull'atto non c'è alcun simbolo di Fratelli d'Italia, no, l'atto né è la delibera, tipo di non è la proposta, l'atto è la delibera? Chiedo anche l'atto chiedo è di iniziativa, mi scusi, no, l'atto è di iniziativa del Consiglio, e la delibera non è la proposta di Rocca, questa è un'espressione di parere, no? L'atto sì, è la delibera. Sì, ma l'atto è di iniziativa popolare, non c'è il simbolo di Fratelli d'Italia. No, non volevo dire questo, sto dicendo che adesso stiamo parlando. Ok.
Io non c'ero, non ero presente, quindi ringrazio del chiarimento. Il relatore è stato Fratelli d'Italia, è stato di Fratelli d'Italia oggi, non è stato il, diciamo, il presentatore, no? E quindi è il primo relatore in realtà, quello che ha diritto ai 10 minuti finali, come abbiamo appurato più volte dal regolamento, almeno da quello vigente in questo momento. Quindi no, non... un intervento normale, se lei non l'ha fatto ancora. Se lei ha già fatto un... No, mi scusi Presidente, perché la prima redazione dell'atto l'ha fatto il Presidente di Commissione, allora, di Fratelli d'Italia, allora, ha fatto il secondo intervento. Facciamo ordine, mi dispiace non esserci Grazie. Stata, quindi vorrei fare ordine. Chi ha presentato l'atto e chi ha fatto il primo intervento? Allora, chi ha presentato l'atto? Il relatore della delibera, non della proposta, cioè dell'atto che è in votazione oggi, perché oggi è in votazione la delibera di parere contrario. Oggi è in votazione la delibera di parere contrario, non è in votazione diciamo, la proposta che è venuta da Rocca, quella è già stata scritta qui dentro che il parere è contrario, quindi oggi stiamo a votare questa delibera, questo pezzo di carta. Sì, ma comunque non può essere il relatore, semmai è il presentatore. Cioè, non può essere il relatore di una proposta che viene da un'altra parte politica, non può essere il Movimento 5 Stelle. Cioè, scusate. In realtà questa è di iniziativa popolare per me. No, allora, veramente, non voglio essere super partes, quindi lasciatemi consultare un attimino, perché non voglio veramente fare favoritismi né, diciamo... inibire i diritti di nessuno. Se vuole, per tagliare la testa al toro, Presidente, può no. fare il presentatore e poi dare alla parte politica, che è in realtà la presenta, cioè il presentatore della cosa, e poi alla parte politica. Il relatore è stato principale, sì. Lui ha, come dice giustamente, ha presentato la proposta del principio. Sì. Il presentatore del Consiglio Comunale. Allora, vedo che il direttore è d'accordo con la mia visione. Allora, oggi stiamo... Il presentatore, il relatore, diciamo il relatore sulla delibera che è di Consiglio Municipale, la delibera non è né De Rocca né dei cittadini, questa è un'espressione di parere, l'espressione di parere è del Consiglio e dice no. Allora questo l'ha presentata, la delibera l'ha presentata, da quello che ho capito, come relatore il Presidente della Commissione Antonio Principato, perché oggi... cioè la votazione della proposta è già avvenuta in commissione. Qui oggi non vorrei che si facesse confusione, come ho già detto l'altra volta, stiamo a votare la delibera che dice no. Ok, se no sembra che non... 3 minuti, Principato, facciamo così, 3 minuti non le diamo di più. Anche di meno, va bene. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, io vorrei ricordare un attimo a tutti che siamo... Allora, io mi sono consultata con loro apposta. No, il direttore ha detto di sì. Sì, lui ha detto di sì. Allora, il direttore, ci siamo consultati, io ero quella più in dubbio, loro erano quelli più già favorevoli, quindi figuriamoci. Quindi a questo punto diamo la parola al Presidente della Commissione, che ha fatto il primo intervento come relatore sulla delibera, un intervento breve, mi raccomando, consigliere Principato, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io vorrei riportare intanto l'attenzione di tutti sul fatto che stiamo parlando di persone, non di oggetti. E questo ci tengo a precisarlo, perché in quest'atto che ci viene presentato, del quale discutiamo oggi in Consiglio, non si parla di persone, si parla di traslochi, di dove spostare un problema, di dove spostare un fastidio, di metterlo all'estrema periferia della città perché non sia visibile. Questa non si chiama integrazione, questa non si chiama accoglienza, questa si chiama abbandonare e eliminare la propria responsabilità in un problema annoso che non si vuole risolvere, salvo nei casi in cui ci si guadagna qualcosa, come i giornali e i tribunali ci hanno già insegnato. Allora vorrei ricordare anche, precisare
che si parla, vorrei fare una replica su quello che si diceva prima in merito agli italiani poveri, no? C'è molta ignoranza sul problema dei campi rom, e quindi spesso si usa come strumento politico dire sì, ma prima dobbiamo pensare agli italiani. Allora vi do la notizia del giorno: la maggior parte di loro sono italiani, sono cittadini italiani come tutti gli altri. Tra di loro ci saranno dei ladri, ci saranno dei disonesti, ma ci saranno anche tante persone che stanno semplicemente in difficoltà e hanno bisogno di aiuto, e noi siamo una comunità e dobbiamo aiutare i più deboli, ce lo impone la Costituzione italiana. Allora, per concludere, vorrei dire all'affermazione "siamo diversi", che qualche consigliere ha fatto prima, sì, siamo diversi. Noi pensiamo che le persone vanno accolte, aiutate e sostenute. Non pensiamo che vadano abbandonate a se stesse senza la volontà di affrontare il problema. Questa amministrazione, dopo anni di immobilismo totale, sta cominciando ad affrontare il problema. E nel corso di questa discussione avremo modo di approfondire quelli che sono stati i fatti concreti in pochi mesi di governo che la nostra amministrazione ha fatto. Grazie. Allora, non concederò altri interventi perché era l'ultimo ed era quello del relatore. Vorrei andare alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Consigliera Cerquoni? Ho 3 minuti in dichiarazione di voto, giusto? La dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia è favorevole per i seguenti motivi, così sarò chiara. Forse qualcuno non l'ha letto bene, ma per il momento non sembra essere avviato alcun percorso, se non quello di lasciare le cose come stanno. Se è stato avviato, nessuno se ne è accorto. Le linee programmatiche di molti partiti riportano la chiusura dei campi rom e la normativa europea è un indirizzo generale ed astratto e non puntuale per il superamento. Nella delibera, questo sì che è realismo, nella delibera di iniziativa popolare vengono, previsti i seguenti strumenti: censimento obbligatorio con CRI e Polizia di Roma Capitale, la commissione permanente di vigilanza e di controllo più un monitoraggio con ARPA e ASL, previsti specifici controlli, i divieti di accumuli, la tassa di stazionamento e un patto di legalità. Presidente, richiamo il regolamento, è una dichiarazione di voto o un intervento? Mi scusi. Adesso chiedo io ordine, per favore, sta dando le motivazioni per cui... Per favore, allora... Se interrompo io, se sto dicendo di lasciarla continuare, lasciamola continuare, per favore, ok? È un modo poco carino per interrompere la discussione, comunque mi prendo 1 minuto e mezzo e ripeto: censimento obbligatorio con CRI e Polizia di Roma Capitale, la commissione permanente di vigilanza e controllo e monitoraggio mai finora prevista, sia con l'ARPA che con l'ASL, specifici controlli, divieto di accumulo e tassa di stazionamento. In più, questa delibera che dovremo votare prevede un patto di legalità, fondamentale, legalità, ricordiamocelo, sempre nelle vostre linee guida, quindi se lo bocciate poi spiegheremo quello che è successo. Io credo che quindi si debba prendere atto della situazione e votare favorevolmente perché non si può aspettare oltre. E riguardo un ultimo punto, io credo che oggi come oggi non convenga a nessuno far riferimento a tribunali e quant'altro, perché i giornali l'hanno dimostrato anche nei vostri confronti. Questo non è fuori da... Allora, questo è fuori e non credo che nei nostri confronti ancora ci sia un politico che ha dei problemi, sinceramente. Sì, quindi ne parliamo un altro giorno, perché insomma, se lo vogliamo dire, pare che ancora non ci sia. Quindi, allora, basta, ordine. Io vorrei ritornare all'ordine del giorno. Evitare delle bagarre che non servono a niente, assolutamente. Signor Presidente, mi scuso, però che Dio ne sta...
ferisce di onestà perisce. Al momento se, fino a prova contraria non si stiamo può parlando dire di una figura. No, Presidente, no, no, questa, io non voglio allora, fare non questo dibattito, questo dibattito lo fate fuori. Non deve essere consentito di. Io infatti l'ho fatta tacere, secondo me non deve, perché non c'è, non ci sono i adesso basta ragazzi, sinceramente, ok? Siamo qui in consiglio con un ordine del giorno preciso. Gli attacchi personali, le risposte personali fuori da quest'aula, ok? Ancora, il Movimento 5 Stelle ancora non ha niente, te lo vogliamo ricordare? Questo lo dice lei, non i tribunali. No, il tribunale, no, se lei ha dei tribunali diversi e se pensa che ci... Sì, non la magistratura. Ma la vogliamo piantare? Di chi stiamo parlando? Le spiego meglio. Quando prima è intervenuto il consigliere principale. Sì, ma di chi stiamo parlando? Adesso ho visto che lei dice che ci guardi, sono questi. Se vuole saperlo basta che apre i giornali e li legge. Appunto, c'è qualcuno del 5 Stelle che ha indagato? Oh, basta. Guardi, ci sono delle nomine Presidente. Corrette a quanto pare che sono state fatte. Nome e cognome, basta. Vogliamo nome e cognome. Basta. Andiamo avanti. Allora, io mi sto stancando, sinceramente mi sto stancando, perché queste sono chiacchiere e discussioni, ma neanche da bar, da osteria. Allora, io vorrei ritornare all'ordine del giorno. Per favore, facciamo una cosa seria. Eravamo alle dichiarazioni di voto, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Sì, io ribadisco rispetto all'intervento che ho fatto, rispetto senz'altro della normativa europea che parla di integrazione e sostegno, rispetto all'istruzione, rispetto alla sanità, rispetto all'alloggio, però ribadito rispetto dei diritti e rispetto dei doveri, non privilegi per nessuno, rispetto al lavoro e alla casa. Il gruppo dei popolari si astiene rispetto a questo. Bene, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono... consigliere Guido? Grazie, Presidente. Io ho 3 minuti e solo la dichiarazione di voto. Ci sarebbero tante di quelle cose in risposta a discorsi beceri che sono stati fatti, io però non... Quelli fuori, mi raccomando. Appunto. Cioè, vorrei mantenere la pace dell'Aula. Ho detto questo, io dico solo che il Movimento 5 Stelle voterà e a favore rispetto al parere contrario della Commissione. Fatta questa precisazione vorrei aggiungere che di iniziativa popolare, cioè io vorrei ricordare che il Movimento 5 Stelle è stato eletto con un programma votato da centinaia di migliaia di romani, con incluso il superamento dei campi. Tutto quello che è stato detto è incluso in questa dicitura, non c'è nient'altro da aggiungere. Grazie. Allora, per non fare confusione, perché è già successo in passato, vorrei ricordare che non si vota il parere, si vota la delibera che esprime parere. No, io lo so, fate così, però l'altra volta è successo, diciamo, è stato votato al contrario, un paio d'atti sono stati votati al contrario. Scusi Presidente, qui non stiamo votando il parere, stiamo votando l'atto? Stiamo votando l'atto, l'atto dice contrario. Allora, noi votiamo. Quindi chi vuole essere contrario alla proposta di delibera deve dire favorevole all'atto. Sì, è quello che ho detto, grazie. Sì, ha detto bene. Esattamente. Voi sarete contrari al parere contrario, sì. Benissimo, allora procediamo se non ci sono altre espressioni di parere. Se non ci sono altre espressioni di parere io procederei alla votazione. Favorevoli al parere contrario, così è più semplice. Contrari al parere contrario. Noi siamo 3 contrari. Sono contrari a se stessi. Astenuti? 1.
perfetto. Quindi la delibera è stata votata con 17 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto, quindi la delibera viene approvata. Perfetto. Allora, prossimo punto all'ordine del giorno, io ho letto l'ordine del giorno, in realtà volevo spiegare un po' a tutti i presenti che in conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari avevamo deciso di discutere nella stessa giornata, diciamo, per venire incontro anche alla richiesta del PD che ha presentato la risoluzione, una risoluzione sullo stesso argomento, di discuterla nello stesso consiglio e possibilmente in maniera conseguenziale, perché è normale, lo stesso argomento, così concludiamo un argomento. Quindi chiedo, se non ci sono pareri contrari, di passare subito alla discussione della risoluzione che è sullo stesso argomento, in modo che ne chiudiamo uno e poi procediamo con gli altri, con le altre espressioni di parere. Se non ci sono problemi, io passerei a questo che era, diciamo, in realtà ormai divenuto il penultimo punto all'ordine del giorno. Esattamente. Ed è la risoluzione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio, Gugliotta e Stelitano, avente ad oggetto il superamento del villaggio attrezzato La Barbuta e degli insediamenti presenti sul territorio del municipio Roma Settimo. Bene. Quindi chiedo adesso a coloro che l'hanno presentata chi è diciamo, disposto alla relazione, alla prima relazione sull'atto. Consigliera Vitrotti, a facoltà di parola. Grazie Presidente, Assessore, colleghi consiglieri. Allora, l'atto e appunto, come avevamo stabilito in conferenza di Capigruppo, aveva, diciamo, una sua necessaria consecuzione rispetto a quello che abbiamo discusso prima, proprio perché l'oggetto della presente risoluzione che ha presentato il Partito Democratico parla di superamento dei campi rom, in particolare si rivolge a quello che è presente nel nostro municipio e ai diversi insediamenti più o meno piccoli che ci sono, quindi La Barbuta e, per citarne uno, l'insediamento di via Schiavonetti e i piccoli insediamenti che invece sono sorti in modo più o meno abusivo. Nel corpo della risoluzione ovviamente abbiamo citato i richiami che ci ha fatto l'Europa e quanto ha sollecitato rispetto agli Stati membri, sintetizzato appunto in una strategia per il superamento dei campi rom, volta proprio a sviluppare delle azioni per l'integrazione e il sostegno da parte della popolazione che ad oggi purtroppo si trova in alcune zone della nostra città, in luoghi che qualcuno definisce giustamente dei ghetti, che nel corso degli anni hanno visto peggiorare la loro situazione e soprattutto non si è riusciti, e questo è il richiamo che fa appunto l'Europa, a procedere ad un vero e proprio processo di integrazione. Per integrazione ovviamente la Comunità Europea ci ricorda che può essere avviata seguendo 4 direttrici fondamentali, che sono le soluzioni abitative e quindi l'accesso alla casa, ma anche l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla scuola e all'integrazione nella società civile tutta. È ovvio che questa è una sfida che deve assolutamente avere dei punti di forza al di fuori di noi, però la città di Roma, in realtà la regione Lazio, ma la città di Roma nel corso delle precedenti consigliature aveva fatto propria appunto la strategia europea e conseguentemente occorre procedere ad una fase operativa. Purtroppo, per quello che ci riguarda, c'è una particolarità rispetto al campo della Barbuta, proprio perché su di esso pende anche la sentenza del TAR, che
che ha intimato il Comune di Roma a procedere immediatamente allo smantellamento e al superamento, anzi, proprio perché sussistono delle condizioni di ghettizzazione e di lesione di veri e propri diritti umani. Aggravante che abbiamo già discusso in quest'Aula, che purtroppo coinvolge diverse strutture come quelle della Barbuta, sono ovviamente i cosiddetti roghi tossici. E in più un aumento delle persone residenti nel campo che ha avuto luogo durante gli anni di applicazione del piano Nomadi, che ha visto il raddoppio delle persone che sono oggi lì presenti. Si è passati dai 470 che erano presenti a quasi 650-700 quelli censiti. Poi c'è una parte, diciamo, più o meno esterna che invece ancora, diciamo, deve essere valutata, però di fatto è un campo che ha delle difficoltà anche di integrazione e di interazione tra le diverse etnie che purtroppo si sono mescolate a seguito, appunto, degli sgomberi di altri, in particolare del campo Rom di Tor de' Cenci e quello del Baiardo, e che hanno visto quindi uno spostamento all'interno della Barbuta e di fatto quindi un aumento delle condizioni di conflittualità anche all'interno del, del centro. La necessità che voleva esprimere il Partito Democratico intanto era di una netta discontinuità con la risoluzione o comunque con la delibera di iniziativa popolare che era stata presentata prima, proprio perché, l'abbiamo detto anche in sede di discussione di bilancio, possiamo veramente parlare e possiamo avviare una fase di risoluzione se guardiamo però, intanto se usiamo dei termini e un linguaggio che sono propri, perché stiamo parlando sempre di persone, quindi quando parliamo di uno smantellamento sinceramente non è che ci mette in tranquillità, però siccome le parole sono importanti, il superamento è oggettivamente necessario, una soluzione alternativa, e le alternative ci sono. Nel corso della scorsa consigliatura diverse associazioni, in particolare ce ne fu una, che presentarono dei veri e propri progetti rispetto a questo, e c'era una posizione anche abbastanza accogliente da parte dell'allora della vecchia amministrazione. È ovvio, ci rendiamo conto che servono risorse economiche urgenti, ma serve anche una programmazione e un piano che riescono a rispondere a quelle che sono poi i richiami europei. Quindi arrivo alle richieste che sono presenti nella risoluzione. Appunto, nel rispetto degli impegni presi con l'Europa, venga convocato un tavolo dedicato, ovviamente con la partecipazione dei municipi, delle ASL, degli assessori, alla scuola, alla casa, al patrimonio, alle politiche sociali, ma anche tutti quegli enti più o meno laici che da anni operano nei campi e che tutelano i diritti della popolazione rom della capitale, anche al fine di concertare le azioni volte all'attuazione della strategia europea di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti 2012-2020 e contestualmente proprio nell'applicazione della sentenza del Tribunale Civile di Roma. Vengano ovviamente reperite le risorse necessarie per tutte le misure volte al progressivo superamento del campo, tenendo fermi i punti che sono presenti, quindi quello dell'inclusione abitativa, scolastica ed occupazionale. Abbiamo visto in commissione come, diciamo, ci sono tante possibilità e tante strade da intraprendere, ma che insomma occorre in un modo o nell'altro cercare di avviare la fase, e poi contestualmente venga avviata una fase di valutazione e monitoraggio anche degli altri insediamenti che sono presenti sul nostro territorio. Mi riferisco e ci riferiamo qui all'interno della proposta di risoluzione, in particolare all'insediamento di Via Schiavonetti, che ha dal nostro punto di vista una sua specificità. Fu definito mi pare che era consigliatura nel 2008-2009, quindi c'era Alemanno, furono trasferiti qua in modo temporaneo. È esattamente quello che non si deve più fare.
quindi avviare dei programmi che siano veramente risolutivi, ma che non possono passare attraverso delle fasi di sgombero che non vedono un'alternativa, perché l'alternativa è spostarli di qua e di là in modo disordinato e disorganizzato all'interno della nostra città. Questo ovviamente vuol dire non superare, ma svicolare il problema, non affrontarlo e soprattutto torniamo a fare un nuovo abuso su persone che sono cittadini anche, tante volte anche europei, quindi la confusione che a volte si fa tra popolazione nomadi, che sappiamo che ormai sono veramente una percentuale ridotta, sui numeri che vengono dati, si fanno delle cifre assurde quando parliamo, sì, sono 7, mi sembra 7.000 nel nostro territorio, ma insomma occorre ovviamente che la politica, le istituzioni tutte ad ogni livello si facciano carico della situazione. Ringrazio in particolare la Commissione Politiche Sociali perché ha visto la partecipazione della Presidente al tavolo e ci ha chiarito quali sono state le azioni che sono state fatte fino ad oggi. In particolare sui tanti punti affrontati, quindi sia sul tema del controllo all'interno del campo, sulle modalità di su quello che vuole fare questa amministrazione di concerto con l'amministrazione capitolina, e contestualmente anche affrontando il tema del materiale che purtroppo che rimane all'interno del campo, anche al di fuori del campo, con le successive i successivi provvedimenti che si vogliono in un qualche modo avviare. Fatto questo però ci sentiamo di dare un contributo in più, diciamo, facendo esprimere tutta l'Aula su questo. Crediamo che sia un impegno che deve, diciamo, anche un po' superare quelle che sono un po' le divisioni di carattere ideologico, perché più volte ci siamo espressi all'interno di quest'Aula e abbiamo trovato anche una comunione di intenti, soprattutto perché il tema ci rendiamo conto che non può essere affrontato in modo isolato, ma serve la concertazione con le diverse parti politiche. Su questo il Partito Democratico ovviamente c'è, ribadisce la sua volontà con quanto detto all'interno della risoluzione e ci auguriamo che anche l'Aula oggi accolga le nostre proposte. Grazie. Scusate, ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri e Assessore, il nostro modo di essere e di fare politica solo per due mandati ci impone, a differenza di altri che vivono di spot per raccogliere voti e fanno della politica il proprio mestiere, dicevo, ci impone di essere concreti e rapidi, ed è grazie alla nostra concretezza e a questo modo di agire che procediamo nella nostra attività in maniera dinamica e decisa, affrontando i problemi alla fonte con soluzioni precise, come in questo caso in cui il Presidente di questo Municipio e il nostro Sindaco hanno attivato, ciascuno per le sue competenze ma in sinergia, una serie di misure concrete. A livello municipale la Presidente Lozzi e l'Assessore Mammì sono intervenute tempestivamente coinvolgendo gli attori municipali e comunali. Dopo un lungo lavoro organizzativo e di pianificazione, visto il numero dei soggetti coinvolti, nel giro di un mese hanno incontrato il responsabile alla sicurezza del gabinetto del sindaco, il delegato alla sicurezza della segreteria del sindaco, l'assessorato alla persona di Roma Capitale, i gruppi Settimo Appio e Tuscolano della Polizia Locale, i carabinieri della tenenza di Ciampino, il commissariato della Romanina, la Croce Rossa Italiana, il Dipartimento SIMI, il Dipartimento Ambiente, il Dipartimento Politiche Sociali, AMA, il gabinetto del sindaco. L'amministrazione 5 Stelle, come una vera squadra, l'amministrazione 5 Stelle come una vera squadra che funziona, ha affrontato unita un problema prioritario e annoso, avviando un serio processo per il superamento dei villaggi della solidarietà e l'inclusione e l'integrazione delle popolazioni rom, sinti e camminanti. E dopo solo 4 mesi di governo della città di Mafia Capitale,
ha realizzato un piano di lavoro con tanto di scadenze. Per questo motivo ritengo personalmente che la proposta di risoluzione in esame è in ritardo di anni e quindi superata. Grazie. Altri interventi? L'assessore Mammì? Sì, scusate se non mi alzo, ma ho avuto un infortunio a entrambe le caviglie, quindi è meglio che sta seduta, se no non... Sì, sì, entrambe poi. Allora, sono venuta oggi a relazionare io perché purtroppo la Presidente non sta molto bene. E, allora, mamma mia, ci stanno decimando, poi le quote rosa. Scusa. Allora, sì, sono venuta a relazionare quello che di fatto è stato già relazionato dalla Presidente in Commissione, però insomma è importante anche relazionare a tutto il Consiglio. Allora, sono stati fatti tre incontri. Il primo, il 21/10/2016, con appunto il responsabile della sicurezza del gabinetto del Sindaco, il delegato alla sicurezza della segreteria, l'assessorato alla persona di Roma Capitale, la polizia locale del 7 Appio e 7 Tuscolano, i carabinieri, della tenenza di Ciampino, il commissariato Romanina e il CRI. Il secondo incontro è stato fatto invece il 4/11/2016 in sopralluogo al campo Rom della Barbuta, sempre con il responsabile della sicurezza, il delegato della sicurezza del sindaco, l'assessorato alla persona, l'assessorato alla persona di Roma Capitale, la polizia locale, i carabinieri della tenenza di Ciampino, il commissariato Romanina, il CRI e il dipartimento SIMU. Il Dipartimento Ambiente, Politiche Sociali e AMA. Il terzo incontro è stato fatto il 24/11 con la sindaca, quindi proprio con la sindaca di Roma, i vari responsabili per la sicurezza, insomma diciamo più o meno tutte le stesse figure che erano state si erano incontrate negli incontri precedenti. Che cosa è emerso da questi incontri? Abbiamo affrontato il problema del campo Rom della Barbuta sotto vari aspetti, da quello dei rifiuti, quindi abbiamo convocato appunto il Dipartimento Ambiente che ci ha relazionato che abbiamo a disposizione per il 2016 65.000 euro per iniziare un processo di bonifica del campo e per il 2017 più o meno altri 300.000 euro per avviare appunto per proseguire nell'opera di bonifica. Naturalmente la bonifica richiederà più o meno un costo stimato sugli 800-900.000 euro, però già questi fondi ci permettono di iniziare a dare un avvio di pulizia all'interno e fuori del campo. Poi con il SIMU invece si è parlato di vigilanza. Vigilanza intesa appunto come vigilanza per l'installazione appunto di telecamere al di fuori del campo per il controllo e l'entrata dei furgoni e quindi naturalmente per appunto controllare che i furgoni entrano ed escono vuoti e quindi che non ci sia un perpetrare di smaltimento dei rifiuti all'interno dei campi. E poi naturalmente c'è in bando, il Dipartimento Politiche Sociali ci ha riferito che c'è un bando in corso di 6 milioni di euro circa per tutti quanti i campi riguardanti appunto la vigilanza, il superamento, diciamo, no, vigilanza era orientamento lavorativo, orientamento scolastico, per un totale di circa 6 milioni di euro. Naturalmente abbiamo richiesto la revoca in autotutela di questo bando perché intanto perché la vigilanza che viene fatta che viene appunto illustrata nel capitolato non corrisponde, diciamo, una vera e propria azione di vigilanza. E quindi invece quella che possono fare i vigili autorizzati e appunto tutti i crismi che possono farlo, abbiamo deciso e anche intanto Di Maggio ci ha fatto anche una valutazione per esempio del costo straordinario per la vigilanza e ci viene a costare molto di meno rispetto a quello che era il bando, quindi andiamo a fare un'azione molto più efficace con la nostra polizia locale piuttosto che questo bando che sembrava
andandolo ad analizzare e studiare bene e essere un po' in continuità con le vecchie precedenti amministrazioni che tutto volevano tranne che superare effettivamente il problema dei campi. E quindi questo. Poi per quanto riguarda il Dipartimento Ambiente, l'ho già detto, Vigilanza ho detto. Ok, i vigili ci hanno fatto un costo praticamente per aumentare appunto i controlli all'interno dei campi e hanno stimato più o meno un straordinario appunto circa 200.000 euro che appunto andiamo dimostrano appunto un risparmio netto rispetto ai costi invece del bando. Poi per quanto al di là di questo, il NAE ci ha fatto un censimento completo famiglia per famiglia, quindi non solo degli abitanti ma anche di che cosa si occupano, quello che fanno, i moduli abitativi, abbiamo un censimento completo del campo. E le azioni che stiamo intraprendendo, oltre questi incontri, abbiamo anche, oltre che gli incontri, siamo passati proprio ai fatti, quindi a dei veri e propri atti. Il primo atto è stata una memoria di giunta a firma proprio della sindaca di Roma, che è stato fatto in data, così per la consigliera che diceva che non abbiamo fatto atti. Sì, una memoria di giunta capitolina approvata alla seduta del 18 novembre del 2016, nel quale, avente appunto come oggetto l'indirizzo per l'avvio del processo di superamento dei campi villaggi della solidarietà per l'inclusione e integrazione delle popolazioni rom, sinti e camminanti, con allegato a questa memoria di giunta un work plan che praticamente prevede mese per mese il processo di avvio e chiusura del campo, quindi è stimato più o meno la chiusura in 24 mesi e appunto ci sarà un piano da seguire dettagliato mese per mese. Abbiamo quindi, oltre questa memoria di giunta, è stato approvato la settimana scorsa una delibera di giunta capitolina, sempre a firma dell'assessore Baldassarre, per l'istituzione di un tavolo di concerto con figure del dipartimento, assessorati, ASL, tutto quello che insomma era anche, vedevo nella risoluzione dell'opposizione. E appunto l'istituzione di un tavolo di lavoro che prevede appunto la redazione di questo piano di chiusura, che comunque già in parte abbiamo, e che prevedrà appunto questo piano entro il 31 gennaio e quindi poi l'avvio del bando per la chiusura definitiva. Naturalmente i fondi su questo, è vero che abbiamo una sentenza del tribunale che ci pende appunto sulla testa, però c'è anche da dire che abbiamo i fondi per poter chiudere questo campo. Abbiamo i fondi del Pommetro, che sono circa 3,8 milioni per Barbuto e Monachina, e abbiamo individuato anche, grazie ad un'esperta che lavora in Commissione Europea, esperta anche di politiche sui Rom, che lavora appunto in assessorato con l'assessore alla persona, l'assessore Baldassarre, che ha individuato appunto altri fondi europei che potremmo utilizzare per progetti appunto di inclusione lavorativa, contro la dispersione scolastica, come dicevamo l'altro giorno in Commissione, e per avviare appunto tutta una serie di processi per il superamento. Quindi i soldi ci sono, gli incontri si stanno facendo, gli atti e i fatti concreti li stiamo portando avanti, quindi diciamo che per quanto ho letto la risoluzione, però credo che sia superata, nel senso che guardando appunto i vari punti, quando dice l'istituzione di un tavolo dedicato, è già stata approvata appunto una memoria di giunta capitolina, vengano reperite le risorse necessarie per il superamento progressivo, li abbiamo già individuati, non solo quelli del Pommetro ma anche altri fondi, e quando dice avviata una fase di valutazione, monitoraggio e superamento, si sta facendo, anche perché una cosa importante, uno dei primi passaggi che verranno fatti sarà appunto il censimento, non solo il censimento delle persone all'interno del campo, e quello già l'abbiamo, prima di avviare questo processo di chiusura verrà fatto un censimento patrimoniale delle famiglie, dei beni non solo
che hanno appunto in Italia, ma anche dei beni all'estero, quindi c'è nei loro paesi d'origine. Questo perché naturalmente chi ha la disponibilità economica per poter uscire dai campi, come qualunque cittadino normale, dovrà provvedere per proprio conto. Chi invece non ha la possibilità rientrerà nel piano di chiusura. Quindi questo sarà un primo passaggio, verranno fatte una sorta di... un documento che sarà una sorta di patto tra le famiglie e il comune, nel quale appunto le famiglie si impegnano a rispettare il processo di inclusione, che può essere lavorativa, abitativa, scolastica, si impegnano per la fuoriuscita dal campo, altrimenti poi se non rispettano appunto queste misure insomma, escono dal piano di chiusura e basta, nel senso non è che poi uno si può ostinare, insomma. E quindi questo, censimento patrimoniale, censimento del capitale sociale, quindi verrà fatto anche un censimento delle loro capacità, cioè capire che cosa sanno fare, perché non è vero che sanno solo raccogliere il rame oppure smaltire rifiuti, cioè hanno anche tante capacità, anche tante abilità, quindi fare un censimento del capitale sociale permette a noi anche di capire dove indirizzare le politiche lavorative, cioè quindi finirla con, come in passato, con queste formazioni, orientamenti che poi di fatto non andavano a includere lavorativamente le persone, ma a capire quali sono le loro abilità e cercare appunto di sviluppare in questo senso politiche di lavoro e di inclusione. E per quanto riguarda l'aspetto abitativo, che credo che sia stato sollevato, mi sembra, anche prima, naturalmente cioè chi ha fatto richiesta di alloggio popolare e sta in graduatoria aspetterà, come tutti i cittadini, che quando toccherà il suo turno. Chi invece naturalmente non ci saranno favoritismi, perché naturalmente non è, si possono scavalcare i graduatori, questo è proprio fuori discussione. E quindi chi è in graduatoria, che aveva fatto richiesta di alloggio, come tutti i cittadini, aspetta. Chi no, si sta pensando a delle politiche abitative riguardanti, per esempio, immobili di autorecupero, come possono essere ex caserme. Si sta discutendo ancora su questo, perché dobbiamo anche capire che loro hanno una struttura familiare che è completamente diversa dalla nostra, quindi non si può pensare alla logica esclusivamente alla logica dell'appartamento o della casa in senso stretto, non vivendo loro in famiglie mononucleari. Sono i primi a dirti la casa non la voglio, perché giustamente non vivono come noi. No, 4-5 mogli no, però vivono comunque in sistemi familiari allargati, quindi si deve pensare a logiche abitative diverse da quelle nostre. Ci si ragionerà, si vedrà anche come è stato fatto negli altri paesi europei, dove appunto i Rom, come anche tutti i cittadini, sono integrati, e troveremo una soluzione anche per questo. Però volevo rassicurare prima i consiglieri che, insomma, prima si erano allarmati. Credo di aver detto più o meno tutto, quindi il prossimo incontro sarà il 10 gennaio di nuovo con la sindaca, e a breve appunto verrà indetto quindi il piano di chiusura e il bando per l'avvio del processo di chiusura. Quindi vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Grazie. Ci sono altri interventi? Sulla loro, sì. Bisogna intervenire. Perché bisogna intervenire? Perché, io prima avevo fatto un intervento, insomma, ovviamente rivolto alla maggioranza, ma anche all'opposizione, dicendo che non mi sembrava che quello che era riportato nelle premesse e nell'argomentazione da parte di quella proposta di delibera fosse così strano, però vedo, ho sentito ovviamente da ambo le parti che sembravano frasi o parole fuori da ogni grazia di Dio, insomma cose che venivano messe lì tanto per riempire due pagine, e questo l'ho visto da ambe,
da ambe insomma le parti politiche, non è che ce ne so più di tante, qui siamo quattro, quindi due. Noi l'abbiamo detto, voi il Movimento 5 Stelle PD contrario, e c'è sta Roma Popolare che diciamo sta lì ascoltando e dando il suo contributo come pensa sia meglio giusto. Però io non vedo, perché poi io quello che mi diciamo mi contraddistingue da un po' di tempo a questa parte, io cerco sempre di fare degli interventi che non vanno a toccare la suscettibilità di altri, ma pensando quello che possa essere diciamo come argomento da portare, da condividere o da confrontarsi. Invece vedo che poi si usano dei termini. Io non penso che nella nostra delibera di proposta sia stato usato la parola smantellamento come un pacco postale o come che non si parla di persone. Io non posso pensare che arrivi questo messaggio. Smantellamento è usato, viene usato come termine per capire che si va oltre un qualcosa che oggi esiste, e quindi giocare con le parole ovviamente poi questo lo possiamo fare tutti. Lo smantellamento è uguale per tutti, non è che è diverso da parte del 5 Stelle o diverso dal PD, da diverso da Fratelli d'Italia. Smantellamento è smantellamento, è superamento. Le parole sono importanti, come dice qualcuno, ma noi siamo per la regolarizzazione, non è che siamo per fare dei campi di concentramento. Insomma, mi sembra una cosa normale, e il tono in cui viene utilizzato anche da parte mia, insomma, è un tono dove si cerca di capire se effettivamente c'è un posizionamento. Poi ho detto precedentemente che i criteri, il modus operandi può essere leggermente diverso nel come affrontarlo, ma questo, ringraziando Dio, è nella democraticità delle cose. Ognuno pensa di utilizzare il sistema che ritiene più opportuno, e poi sarà la gente che renderà merito e i consensi eventuali successivi di chi ha fatto un buon lavoro e di chi non l'ha fatto. Ma io non penso che un atto vada in controtendenza dell'altro o degli altri due, però questo poi sembrava essere, ecco perché mi premeva intervenire, come appunto anche il PD che diceva in controtendenza totale, perché appunto questa roba è passata anche quando c'era Le Manno, e quindi giustamente no, i Rom sono arrivati quando c'era Le Manno, che non ho simpatia per Le Manno, ma si sono, come si dice, sono stanziati, si sono organizzati i campi, hanno fatto, hanno detto, si sono costituiti come situazione, mentre prima non c'erano. Infatti la Barbuda è nata nel 2013, perché appunto c'era un'esigenza da mettere lì 400-500 pacchi postali. Cioè, a me questo modo di fare politica non mi piace, nel senso che le parole sono importanti, ma vanno messe a contorno, quindi mettere in evidenza alcune cose invece che altre. Io continuo ad andare sulla fase della propositività, per cui non mi piace dire che questo problema nasce da quando c'era Rutelli e Bertroni. Ce l'abbiamo il problema, da quando è nato, da chi ne ha approfittato, da chi ci ha fatto mafia capitale, come dite voi, ce l'ha fatta. Noi stiamo qui per dire che è tutto sbagliato, cioè tutto quello che è stato è sbagliato, capito? Ma lo diciamo a livello politico, non ci sostituiamo a livello giudiziario, giudiziario lo fa chi deve fare, a livello politico noi possiamo dire che condanniamo. Però mi rendo conto che a volte ci sono in quest'aula, che è simpatico, capito, una maggioranza a geometria variabile, ma questo va bene, non è un problema, vale per tutti. Simpatico il fatto quando dice il Presidente della Commissione che ci sono due mandati, io questo l'ho segnato, me lo ricordo, mi segno pure la puntata, fra un po' di tempo vediamo due mandati se vengono rispettati. Però a parte la battuta, volevo commentare l'assessore. Io non è che sono in disaccordo con l'assessore, cioè quello che dice a nome della giunta, a nome della presidente, a nome di chi sia, mi sembrano cose sensate, voglio dire, non mi sembrano cose strane, ma noi abbiamo il coraggio di dirlo, non è un problema. Voi ci avete bocciato la mozione, non la risoluzione, la delibera, benissimo, non è un problema, avete un modo diverso di vedere. Noi queste cose le riteniamo opportune all'interno di un quadro che prima avevamo messo, cioè lei non è che ha detto cose nettamente diverse da quelle che stanno scritte qui, che potrebbe essere, le rileggiamo
a parte da soli, se capita un giorno li leggiamo, ci sono delle cose che sono uguali, cioè sono da condividere. Il fatto di fare una bonifica, questi 800.000 euro, purtroppo a me la prima cosa che dà fastidio, che li paghiamo noi tutti, 800.000 euro, pure il direttore, pure lei, pure il segretario, tutti li paghiamo, e non l'abbiamo creati io e lei o noi, l'hanno creati una parte di cittadini, di gente che se ne è fregata di stare alle regole di un meccanismo chiaro. A me questo dà fastidio. A me questo da fare, noi abbiamo contribuito, assessore, sa come? Che comunque lì non controllava nessuno, e quindi questi qui portavano la roba, la gente che scaricava, gli dava i soldi a questi, questi si vendevano i soldi e poi facevano i roghi. Ma questo è stato risaputo dal 97 che è così, non è che l'abbiamo scoperto noi, infatti nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ma non abbiamo fatto la scoperta. Però la bonifica l'abbiamo noi, l'abbiamo fatta già un'altra di bonifica nel 2012-2011, in altri 350.000 euro. No, ma per dire che si spendono soldi comunque per problemi che derivano, cioè che nascono e derivano da una parte, non è che è una cosa che comunque tutta la cittadinanza, no? Le buche sono tutta la cittadinanza, le strade, l'ammaloramento delle strade è un problema che, no, a prescindere tocca tutta la cittadinanza. Questo è un problema che viene creato da pochi e paghiamo tutti. Però questa è una cosa che prima o poi bisogna mettere fine. E io non posso essere in disaccordo di fare una bonifica, anche se mi rode che parte delle nostre tasse vanno lì, però io non sono in disaccordo, perché bisogna essere anche intelligenti dal punto di vista politico, non è che uno si può dare la zappa sui piedi. La vigilanza è normale, c'era prima, non ha funzionato, si rimette, si rifà, funzionava prima il controllo dei campi? E infatti questo... Scusate, non è un dialogo, vorrei fare... Ok, grazie. Vabbè, non è... No... Non mi dà, non ci mancherebbe, non è un problema, se fa, voglio dire, c'erano meno roghi, ma qualcuno ha messa sta vigilanza, non è che si è messa da sola, ma lasciamo perdere chi l'ha messa, se no dopo sembra che voglio sta a difendere qualcuno, però c'erano e funzionava. Oggi la rimettiamo perché era una cosa che funzionava. Chi l'ha tolta? Perché l'ha tolta? Perfetto. Dipartimento Politico Sociale, 6 milioni di orientamento lavorativo e scolastico, voi l'avete revocato, meno male che avete revocato, perché sennò io non so quanta gente si sarebbe alterata, no? Dando, capito, delle opportunità a qualcuno e ad altri no, perché siamo sempre lì, siamo su un filo sottile, cioè la nostra società oggi è talmente minata che i problemi che abbiamo sono talmente, no? La gente se esce da casa la mattina già avvelenata, quando poi si vedono che ci sono delle attenzioni per alcune categorie di persone, diciamo così, per alcuni gruppi e per altre no. Quindi questa qui che avete revocato, secondo me era il minimo che potete fare. Io sono talmente d'accordo che se si fa invece, si utilizzano quei soldi per l'inclusione non solo dei rom, sinti e camminanti, ma anche di tutte quelle persone italiane, romane, che hanno l'opportunità, che hanno la voglia, non hanno l'opportunità di poter iniziare un'attività, allora che stanno in uno stato di povertà, io quello lo vedo, perché sarei curioso di vedere nella commissione fatta dal collega Principato, così gli do modo di intervenire successivamente, l'ho chiamato, se parleremo e tireremo fuori un atto per i cittadini romani che stanno in stato di povertà. Voglio vedere che cosa ci inventiamo, sono talmente curioso che una politica di attenzione in questo senso io me l'aspetto, poi dopo dicevo dove troveremo i soldi, ma noi partiamo da qui per arrivare in alto, lasciamo perdere, come partiamo per il cinema, partiamo dal municipio per arrivare al ministero, partiamo da questo territorio per portare a Roma Capitale, alla regione, a chi vi pare, la questione del problema che ci sono 4,6 milioni di italiani poveri, ok? E non so, a Roma facciamo un censimento, infatti il censimento che lei dice c'era anche qui dentro il censimento, quindi non è che era una cosa, solo che potevamo dirlo in inglese, censimind, non lo so come si poteva dire, censimantont, ok? No, per favore, per dai. Per cui io so che la mia collega mi apprezza molto quando parlo, ma lo fa anche in commissione, però in commissione ho dato retta, qui no, qui vorrei continuare finché c'ho tempo, grazie. Quindi i fondi, il censimento è fondamentale, l'avete fatto, lo avremmo fatto pure noi se fosse passata, l'avrebbero fatto chiunque, penso, non è che è una cosa da così diversa. E i 3 milioni e 8 per la chiusura della Barbuta Monachina, quindi ben vengano,
ben vengano, quindi saremmo stupidi a dire no, che cosa avete fatto, avete trovato dei soldi, ma come vi siete azzardati? Va bene, però dico, l'importante è che prima di tutto uno si dimentichi delle situazioni che esistono sulla nostra città e quindi di avere un equilibrio. Noi avevamo dato un nostro supporto con iniziativa popolare, ripeto, con delle firme, non una cosa fatta nel partito, chiaro, una cosa scritta fra consiglieri, una iniziativa popolare, abbiamo preso 10.000 firme, per cui se era un contributo, ovviamente. Quindi non l'avete, io non dico che dovete condividerlo al 100%, però si poteva comunque dire che per alcuni aspetti, per alcuni spunti c'erano delle convergenze ovvie, perché sennò sembra che anche il vostro modo di fare politica, quello nel merito, scompare completamente, ok? Io non posso pensare che era completamente sbagliata, non, è stato detto in commissione che non era così, però mi avrei avuto anche il piacere di sentirlo in aula, perché questo era anche un modo per dire che ne abbiamo parlato, erano tre modi di essere, poi uno più o meno giusto per voi, ci mancherebbe altro, più vicino, però ognuno di noi ha fatto il proprio contributo. Grazie Presidente. Bene, sì? A titolo personale. Se, allora io posso accettare solamente in questo brevissimo. Presidente, io lo faccio tutti i consigli, nomino principato sempre, ci siamo accordati. No, ma volevo dire una cosa, considerato che è stato il relatore, giusto? Consigliere principato, lei è stato il relatore, no, è stato del PD, quindi niente. Intanto cioè, lascio... alla fine della discussione, se la discussione è finita. No, non mi ero accorto che aveva chiesto la parola il consigliere Toti prima di me, okay. Quindi cedo volentieri la parola. Allora, la parola al consigliere Toti. Ma diciamo che qui ha parlato vicepresidente del Consiglio di Fratelli d'Italia su maggioranze variabili. Io vorrei ricordare anche le convergenze parallele. Perché anche di questo è più difficile, è più difficile convergenza. Questo è più difficile. Io penso però che a parte delle convergenze delle maggioranze, io ho votato, come ricordate, su mozione Fratelli d'Italia, su mozione 5 Stelle, su mozione del PD. Perciò voglio dire, ho valutato sempre, ho cercato di valutare rispetto ai problemi e rispetto alla soddisfazione dei cittadini. E devo dire che l'intervento dell'assessore mi ha convinto. Voglio dire, anche se sono all'opposizione, quando parlava di controllo, perché purtroppo nel passato questa parola controllo l'ho trovata presente poche volte. C'era questa solidarietà che poi toccava chiaramente molti di quelli che avevano bisogno di questa solidarietà, però toccava anche altri profittatori nel passato che non avevano. E io spero dall'intervento dell'assessore che ci sia sì un'integrazione che noi vogliamo, la vuole l'Europa, la vuole l'Italia, la vuole credo il Comune di Roma e spero e credo il nostro municipio, però ecco, la parola controllo che ha portato l'assessore, ecco, è una parola magica che io trovo molto interessante e voglio dire una parola che deve chiaramente riguardare tutto quello che noi facciamo, è poco. Comunque dovremmo fare di più rispetto a quella che è la politica sociale della nostra città e del nostro municipio. E questo controllo va chiaramente in tutto quello che è l'erogazione dei servizi che noi diamo, dell'assistenza, ho ribadito, fondamentale. Quando si parla perciò del superamento, qui ho letto, a parte tutto quello che
che ha detto il consigliere Principato, che io anche, voglio dire, hai detto tutto, perché praticamente hai riportato dalla A alla Z. Io infatti ho detto basta così, perché voglio dire. A parte l'intervento, ecco, e poi quello che è stato detto anche dall'assessore, in praticamente i 900.000 euro che saranno spesi e poi i 6 milioni per i nomadi a livello capitolino. Sì, in totale, no? Dalla Revo, benissimo. Perciò voglio dire, comunque oggi dobbiamo centrare il discorso dei nomadi che riguardano il nostro territorio, perciò che si vada verso la chiusura a 24 mesi, questo è un altro fatto fondamentale. Noi speriamo, prendiamo per buono e ci auguriamo che questo avvenga. Rispetto alla risoluzione che ha presentato a firma di Vitrotti, Biondi e Ciancio, per tutti i consiglieri del PD, voglio dire, ribadisce quello che io ho visto anche nelle considerazioni che ho fatto in precedenza, parla di punti anche questi, voglio dire, se vogliamo, importanti: progressivo superamento, un tavolo con la partecipazione, ecco, voglio dire, qui stavolta, ecco, del municipio, che è il momento centrale, non solo il comune, l'ASL, la scuola, la casa, vabbè, tutto quanto quello che può riguardare il discorso dell'integrazione. Sul penultimo punto, ecco, io esprimo preoccupazione, perché quando vengono reperite risorse necessarie, senz'altro giustissima, al superamento del coso di inclusione abitativa, scolastica e occupazionale, qui il discorso si coniuga con quello che ho detto precedentemente rispetto all'integrazione, che deve essere anche però controllata rispetto a tutto quello che noi, senz'altro necessaria, come ho detto, l'integrazione scolastica, anche se purtroppo ha balbettato da sempre rispetto a questa, rispetto all'integrazione dei nomadi e rispetto anche al discorso occupazionale, che, come ha ribadito l'assessore, i nomadi, ci sono tanti nomadi che lavorano regolarmente, che fanno attività varie, e perciò anche questo va considerato e va aiutato, sempre nel rispetto della legge e sempre senza privilegi o attenzione particolare rispetto a certe categorie sulle quali, come ho detto, ci può essere una tensione sociale che noi dobbiamo assolutamente cercare di superare, perché, voglio dire, tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della pelle o comunque razze o altre cose, devono essere uguali, come dice la legge italiana, e perciò tutti hanno i loro diritti e i loro doveri, senza privilegiare uno o l'altro, con il massimo rispetto e con il massimo controllo, ecco, rispetto, ecco, l'assessore ha parlato di situazione patrimoniale, insomma tutto quello che deve essere rispetto all'assistenza messo a fuoco, in modo che non si sprechi neanche un euro rispetto a quello che è il discorso della solidarietà. Questo è momento centrale, io penso, nel dibattito e nella proposta politica che deve venire da questo municipio. Allora, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Beh, allora partirei da queste figure geometriche che ogni tanto si creano e si ne parla, parallele e quant'altro, vabbè. Diciamo questo, che per essere precisi, noi abbiamo sempre chiarito la posizione del Movimento, che non è per la geometria, e questo l'abbiamo ribadito più volte. Le idee non hanno colore politico, abbiamo dimostrato,
volte siamo andati verso una direzione, a volte verso un'altra e a volte verso un'altra ancora. Questo lo ribadisco in quanto a volte si richiamano all'ordine sempre queste larghe intese che non ci sono né da una parte né dall'altra. È solamente per chiarire che spesso e volentieri, cioè quando c'è stato da diciamo elogiare, abbiamo elogiato, quando c'è stato da bastonare, abbiamo bastonato a chiunque, che sia da una parte e dall'altra. Come, certo, come c'è da ricordare, insomma, che siamo stati contro chi di fatto è andato a favore delle cooperative, come siamo stati contro sul discorso di chi ha finanziato i campi rom e andava in giro con le magliette con la ruspa, ma questo è un altro fatto. Detto questo, mi fa piacere, e mi ricollego a quello che avevo detto prima sull'altro intervento, mi fa piacere che questo percorso l'abbia esposto l'assessore proprio in relazione del fatto che si diceva che noi non eravamo andati sui posti, e questo credo che sia stata una grande risposta da parte dell'assessore. Grazie. Ci sono altri interventi? Ah, quello a titolo personale. Io vorrei ribadire questa cosa. Adesso credo che ne parleremo, no? Io penso che sia utile proprio per la tranquillità di tutti. È vero, esiste un regolamento, esiste tutto, però penso che su alcune cose di comportamenti in aula io mi vorrei confrontare anche con i presidenti dei gruppi consigliari nella nostra riunione, nella nostra conferenza, per capire quali sono le modalità accettabili o non accettabili, proprio per il bene di tutti, perché altrimenti diventa, no, un gioco al massacro. Mi ha chiamato, non mi ha richiamato, voglio dire, cerchiamo un po' di capire. Io vorrei proprio seriamente questo discorso poi affrontarlo, e quindi vi faremo poi sapere, perché ci sembra proprio corretto, no? In modo che non facciamo veramente favoritismi a nessuno, perché mi sembra brutto. Allora, io prima avevamo detto un intervento breve, io questo lo vorrei dire, spero che venga, cioè lo vorrei dire a tutti, usiamolo al meno possibile questa cosa, perché è chiaro che no, io infatti sì, lo so, io proprio questo vorrei dire, ci devono stare anche delle motivazioni dietro, no? Motivazioni serie, e quindi insomma ne riparleremo. Sì, consigliere Cunnella? No, volevo soltanto precisare che se noi rimaniamo stringenti sul regolamento abbiamo risolto ogni problema. Okay. Quindi critiche sulla condotta e attribuzioni di opinioni diverse rispetto alle proprie sono le uniche due casistiche. Poi se ci chiamiamo, nome, se invitiamo alla... Sì, adesso. Allora, un'anticipazione. Sì. Sono fuori discussione. Sono quelli gli unici casi per cui al di fuori di quelli non c'è nulla, se non la sua intenzione a titolo personale, ben venga, di dare la parola comunque. Insomma, questo non fa mai. Allora, io diciamo un po' per qui a dovere, per accontentare tutti, cerco di poi dipende anche dall'aula, no? Dalla reazione dell'aula, uno vede se l'aula accetta l'intervento o non l'accetta. Io le chiedo una cosa, consigliere Principato, se non è necessario io mi asterrei, perché se lo ritiene importante farlo, che era una cosa, ecco, come ha detto il consigliere Cunnella, stringente, altrimenti diventa solamente un botte risposta. Una? No, ma io questo sicuramente l'intervento magari sarebbe durato meno, però io volevo questa cosa, perché lo vedo che succede, no? Spesso e volentieri, quindi volevo trovare una linea di condotta che fosse unica anche per le volte future, solo per questo. Ok, quindi cercheremo di discutere questa cosa in sede di conferenza, come attenerci al regolamento, come non farlo. Io personalmente oggi preferirei non dare... Ok, grazie. Allora, discussione, ci sono altri interventi, altrimenti procediamo con le dichiarazioni di voto. Allora, procediamo con le dichiarazioni di voto, la prima. Sì, consigliera Cerconi. Fratelli d'Italia voterà contrario alla proposta dell'atto fatta dal Partito Democratico. Alcuni degli elementi sono stati già esplicitati durante la
durante l'intervento del consigliere Giuliano, e perché non ci convince oltre al fatto che ovviamente si dice che già si sta procedendo in questa situazione, in questa direzione, non ci convince l'impianto generale dell'atto e come si sta portando avanti, fermo restando che tutti siamo d'accordo sul superamento. Il problema è quello che contraddistingue Fratelli d'Italia rispetto alle altre forze politiche, è come volerlo superare, e questo non è il modo che ci convince. Grazie. Bene. Consigliere Toti. Sì, per l'intervento che ho fatto già in precedenza rispetto alla risoluzione e il punto che ho praticamente già illustrato in precedenza, noi ci asteniamo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti? Plurale maiestatis. Ma fa parte della maggioranza parallela o quella... No, convergente. Il Partito Democratico ovviamente è favorevole all'atto che ha presentato, ci auguriamo comunque che non si concluda qua la discussione, anche perché comunque la fase va ancora, cioè si stanno mettendo i primi mattoncini, è ovvio che diciamo, sarà anche compito della maggioranza, ma anche dell'opposizione, vedere come e in quale direzione si sta andando. Le premesse ovviamente ci soddisfano e siamo diciamo, favorevoli a capire soprattutto se c'è veramente un recepimento di quello che ci chiede l'Europa in questo senso, quindi prima di tutto mettendo i diritti delle persone che da troppo tempo però stanno subendo politiche anche di ghettizzazione che non li aiutano a fare dei percorsi di inserimento nella nostra società. Questo comporta purtroppo quello che ho sentito di nuovo in quest'aula, e lo ripeto, siccome penso che le parole sono importanti e lo ribadisco, il linguaggio anche, tante volte la confusione che si fa da parte di una classe politica invece dovrebbe essere superata. Non usare a volte o definire alcune situazioni in modo sbagliato dà la percezione che all'interno, anzi aiuta a inserire diciamo, all'interno della nostra società quegli elementi di contrasto che molto spesso hanno visto proprio le popolazioni che sono presenti all'interno di questi campi soggetti anche a delle non solo ridicole ma anche preoccupanti stigmatizzazioni, e che di certo non aiutano a quel percorso che oggi tutti noi stiamo ovviamente auspicando. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente. Non si può. Ma non si può, a fine consiglio. È 8 mesi che abbiamo chiesto appuntamento perché siamo invasi dalla merda. E voi se vi veniate un attimino per il lampo di mascherina, vi renderete conto che... È un mese che... Scusate un attimo, mi faccia un attimo, per farla parlare devo sospendere il consiglio, se mi aspetta... Cioè, un attimo, mi dà il tempo? Mi fa sospendere il consiglio? Allora, il consiglio... Sì, ma mi scusi, un attimo. Ma ancora? Allora... Vogliamo votare o no, se vogliamo ascoltare il signore e sospendere il consiglio? Ok, stop. Allora, subito dopo la votazione dell'atto faremo una sospensione del consiglio per ascoltare quello che sta dicendo il signore in aula. Va bene, ci lascia fare la votazione dell'atto? Benissimo. Allora, stavamo alla dichiarazione, sì, all'espressione di voto, no? La dichiarazione di voto, consigliere Principato. Grazie Presidente. Allora, per tutte le motivazioni espresse in precedenza, quindi essendo già esistente un piano per il superamento ed essendo già attivo, quindi a differenza di quanto qualcuno ha detto prima, si sta già procedendo in questo senso, si sta lavorando e si sta continuando a lavorare con delle scadenze precise, riteniamo superfluo votare a favore
di un atto di questo genere per delle cose che noi in realtà abbiamo già fatto a tutti i livelli istituzionali. Per questo motivo il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Procediamo alla votazione. Favorevoli all'atto? Contrari? Astenuti? Bene, vediamo il risultato. Sì, l'atto viene respinto con 14 voti contrari, un astenuto e 4 favorevoli. Allora, procediamo alla sospensione breve, del Consiglio. Io direi almeno 5, non lo so, quanto consigliatemi, 10 minuti di sospensione del Consiglio, in modo da lasciare la parola al signore presente in aula. È sospesa e abbiamo 10 minuti.